C'era tutto il paese a dare l'ultimo saluto a Nicola Lacorte, l'imprenditore di Villa Castelli, ucciso lunedì scorso per dissidi di vicinato da un anziano, Carmelo Cantoro, che poi si è tolto la vita. Quella che vedete alle mie spalle è la chiesa matrice di Villa Castelli, dove si sono appena tenute le esequie di Nicola Lacorte, il 53enne ucciso lunedì scorso. Il dolore, lo sgomento, l'incredulità lasciano spazio durante la funzione religiosa alla preghiera per un uomo strappato alla vita in maniera violenta, inaccettabile, come sottolinea il celebrante. Ciao papà, scrive Martina, la figlia maggiore di Nicola, uomo buono che ci ha reso felice. Saremo noi ora a realizzare tutti i sogni che tu avevi nel cassetto per la tua famiglia. Gli applausi dei villacastellani che hanno assiepato la chiesa e il piazzale antistante hanno sì lo scopo di salutare per l'ultima volta l'imprenditore 53enne, ma anche provare a lenire il dolore immenso di parenti, amici e conoscenti, applausi che spezzano i singhiozzi degli anziani genitori provati dalla tragedia. Guarda quanta gente c'è, ha esclamato tra le lacrime l'anziana madre all'uscita dalla chiesa. E così, con il feretro che si avvia verso il cimitero del paese e gli occhi lucidi anche di chi non conosceva Nicola personalmente, cala il sipario su una pagina tristissima della cronaca del Brindisino, con Nicola Lacorte che resterà nel cuore e nel ricordo di tutti, anche di chi in paese aveva incrociato il suo sguardo una sola volta.